Ciao a tutti, benvenuti, io sono Marta. Oggi facciamo 7 minuti di esercizi con la sedia, esercizi di Pilates e di allungamento muscolare. Quindi ci sediamo bene dritti, sentiamo gli ischi, portiamo su un braccio, inspiro ed espiro mentre ritorno. E di nuovo, inspiro, allungo bene il lato del corpo. Ed espiro, quindi in questa flessione laterale del busto, inspiro, magari guardo l'avambraccio per allungare meglio i muscoli del collo e ritorno. Comincio con la elevazione del scapolare e ne facciamo 8. Se volete fare dei pugni con le mani, vado ad espirare mentre porto sulle spalle verso le orecchie e poi le porto giù. Mi porto di lato per farvi vedere questo movimento di stretching dei polsi, quindi vado a cercare di creare dei cerchi con i polsi a pugno chiuso, ne facciamo 8 da un lato e 8 dall'altro. Se volete anche portare sui talloni dei piedi, mi raccomando, stiamo seduti dritti. Ci andiamo a spostare leggermente più avanti rispetto alle sedie, mani sulle gambe e cominciamo con il movimento dell'onda. Vado a curvare la schiena, la allungo in avanti e la ricurvo per ritornare seduta dritta. Espiro mentre vado in avanti, inspiro, ritorno da dritto, inspiro ed espiro. E ultimi, e vado ad invertire il movimento. Quindi questa volta curvo dalla testa, le spalle, colonna lombare, riallungo e riporto su e curvo, allungo dal top della testa e riporto su e di nuovo curvo. Cerco di avere un movimento fluido e armonioso con il corpo. Vado ad abbracciare la sedia se mi è possibile per cominciare il movimento delle anche. Porto su e giù la gamba sinistra. Facciamo 10 volte, quindi un'elevazione che è data dai muscoli dell'anca, i flessori. E poi andiamo a distendere la gamba. Cerchiamo di mantenerla parallela al pavimento. Quindi prima su e giù e adesso distendiamo. Piego e distendo dal ginocchio. Cerco di distenderla completamente, sempre 10 volte, buttando fuori l'aria ogni volta che distendo. Vado ad aprire l'anca per stretchare un attimino appunto i flessori dell'anca e anche mi streccio il lato destro. Andiamo, ci giriamo dall'altra parte per fare ripetere tutto con la gamba destra e porto su e giù. Quindi cerco di essere seduta bene sugli ischi, mi raccomando, mentre il coccige invece è dietro agli ischi, quindi cerco di non curvare la mia puntina della colonna vertebrale e vado ad allungare bene. Se sentite questi esercizi nella zona lombare, cercate di controllare il movimento, di ridurlo, quindi magari non porterete la gamba così su. Vado ad aprire e mi porto nel mio stretching, inspiro ed espiro, ritorno. Mi porto in piedi sul lato della sedia e vado ad approfittarne per appoggiare il mio ginocchio destro, quindi ho la gamba sinistra vicino al dietro della sedia e vado a strecciare il lato destro. Poi dipenderà anche dalla vostra sedia, mi raccomando di avere delle sedie non con le rotelle, in modo tale che siano fisse. Vado a portare la gamba a 90 gradi e iniziamo con un movimento di bacino retroverso e poi verso indietro, quindi sposto lo stopubblico in avanti e poi ritorno neutro. Se voglio posso portare entrambe le braccia in avanti. Ne facciamo 8. Comunque cerco di sempre di sentire il movimento fluido e porto giù la gamba, mi porto dall'altra parte per ripetere tutti i movimenti di allungo, quindi prima sul ginocchio, andando semplicemente a fare un side bend, quindi flessione laterale del busto, quindi il ginocchio che è sulla sedia alzerò quel braccio
Per allungarmi poi porto la gamba sopra la sedia e poi a seconda anche di quanto alta è la sedia un po' cambia l'angolo. Se è un angolo di 90 gradi tra anca, ginocchio e caviglia, meglio. E poi andiamo con il movimento del bacino in avanti e poi indietro, quindi bacino qui, quindi in pelvic tilt profondo in modo tale da allungare le fasce frontali. Adesso giriamo la sedia giusto per avere un piano d'appoggio, ma potrebbe anche essere il vostro tavolo o la parete. E vado in dei relevé con dei alzo i talloni e poi li riporto a terra. Ne facciamo 18-20. La schiena leggermente curva, la testa è tra le braccia. Cerco di attivare l'addome. Ogni volta che porto sui talloni e attivo anche i glutei ogni volta che porto sui talloni, butto fuori l'aria mentre i talloni salgono e poi scendono. Porto sopra la sedia la gamba destra di nuovo e vado verso una piccola estensione della parte alta del busto. E cambio gamba. Se voglio aumentare anche quell'estensione, porto su anche il braccio per aprire un po' la parte alta. Ovviamente potevate anche aggirare la sedia dall'altra parte. Per oggi è tutto, grazie.